E vlasnova a tutti, Samir e Samir, benvenuti in questo nuovo vlogmas. Oggi è il 17 dicembre 2021. Sì, sono particolarmente triste perché diciamo che non, cioè, rimarremo in dad perché un mio compagno è stato positivo al Covid. Fortuna che non sono stata in contatto diretto con questa persona. Ha sempre rispettato le regole. Spero che comunque il tampone risulti negativo perché mi sto preoccupando veramente tantissimo. E niente, non ce la faccio più, raga. Tipo ieri mi è venuto un attacco di panico e non avete idea. Spero veramente che sia negativo anche questa volta. E niente, che ansia, roba. Aiuto. Cioè, ditemi voi. Mamma mia, che vitaccia, ragazzi. E nulla, vado a prepararmi poi e ci vediamo. Ciao ragazzi, vediamo se sta registrando. Ok, comunque volevo dirvi che sono qui che sto aspettando che la farmacia si apra, però nel frattempo ho installato Classroom. Sì, ma guardi, scordate, c'è da disperarsi, sinceramente. Ah, mamma mia, non ce la posso fare. E nel frattempo sto facendo colazione al bar. E fra un po' vi carico... Ah, non mi ricordo se ho caricato... Sì, ho caricato. Fra poco, ragazzi, vi carico il mio video riguardante sui miei regali di compleanno. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Sono tornata a casa, ma... negativa! Ora non posso urlare perché non mi sento bene, nel senso che non mi sento bene a livello uditivo, Però sì, sono negativa al Covid, raga. Che bello. Adesso sono qua online, sto scaricando Classroom dall'iPad e mi connetto da qui. Sono tornata a casa, guys, cioè praticamente sono negativa, appunto, oltre a quello sclero prima. Ma vabbè. Scusate se vabbè, lo ridico, mi sono appena accorta di aver fatto una clip precedente. E niente. Ho finito le 2 ore di scienze umane, ragazzi, e praticamente niente. Facciamo la seconda ora, credo sia italiano. No, alla terza e alla quarta ora. Ragazzi. Oggi veramente dovrà essere una giornata boh, forse non so. Ragazzi, un quarto d'ora di riposo. Vediamo cosa sto facendo. Comunque volevo dire... ho una fame. Ma avete... hai una merenda? Qualcosa da mangiare perché c'è tipo un quarto d'ora di riposo. Quelli di Pandora? All'11.15 devo già... Quelli di Pandora? No, ma qualcosa di salato tipo, non so se c'è qualcosa. Vabbè, magari... aspetto il pranzo! Facciamo qualcosa, aspetto il pranzo! Aspetto il pranzo! Aspetti il pranzo? Sì, ma... aspetta, stai in una. Però quanto è pronto? Se vuoi c'è ancora il riso, ti racconta, sì, no, vabbè, ma aspetto il pranzo. E dopo quelle lunghissime ore, ragazzi, a fare lezione su lezione, ho finito anche ripetizione. Quindi sono molto happy di questa cosa.
Inoltre io devo sistemare praticamente queste cose qua. Delle mandorle sgusciate, ovviamente di mio padre, ma in realtà le ho rubate perché avevo fame. Tutto qui. Comunque non vedo l'ora, ma fra poco ragazzi preparo la mia rigorosa borsa, vabbè, borsa rigorosamente rossa. E vado a cenare fuori. Oddio, ho perso i 5 euro che mio padre mi ha regalato. Oddio, dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Porca miseria. Sono... I'm a disaster. Ah no, è qua. Uff, che infarto. E niente ragazzi, mi riposo. Ok ragazzi, io sto... sono quasi pronta. Cioè in realtà sì, sono pronta, mi manca solo la giacca, il power bianchia. E ho finito. Mio cugino non si è ancora cambiato. Cioè praticamente mi chiede se fossi pronta. Last minute case. Mamma mia. Che casino. E niente, adesso ci prepariamo. Allora, abbiamo cenato. Io ho mangiato 2 porzioni di patatine e lei pizza alla marinara. Sì, come avevo già... Bella brutta. Ecco, sono con la Roby. Oh, scusa, un po' pazza. Molto pazza. No, non si nota mica comunque. E, sono molto contenta. Cioè, ho ricevuto altri regali. Delle candeline, una candela con... cioè messa in un bicchiere, adesso non mi ricordo. Un po' portata così, sì. Sì, vabbè, messa in un bicchiere, un bicchierino con una candela dentro, a forma cioè con la profumazione biscotto, cioccolato, non capisco. Poi un beauty case ad oro. A pois. Ci sono 4 candele dentro, che le ha messe lei ovviamente. Ma che no, basta così. Perché magari no, il mio è un letto a castello, ma non posso mettere niente. Eccomi ragazzi a casa, completamente a casa, perché ho finito la cena. La Roberta è stata contenta della cena, dai. Sono contenta anche io. E niente, siamo contente tutte e due. Sono molto contenta di averle offerto la cena, perché... perché con tutte le cose che mi ha fatto, nel senso positivo, si merita una bella cenetta fuori. E niente. Mi ha regalato un beauty, appunto come dicevo prima. Vabbè, è inutile che... questa è la seconda parte dei miei regali di compleanno, ma pubblicherò a breve i miei regali di compleanno. Comunque, ciao a tutti raga. A dopo. Eccomi guys, allora devo dire che questo giorno, nonostante sia negativo in un certo senso, è stato positivo. Comunque grazie per essere stata con me, adesso sono Sclebaus con i miei amici, un bacione a tutti e spero che comunque vi sia piaciuto questo vlogmas. Adesso vi pubblico i miei regali di compleanno ricevuti. Ci vediamo appunto in un prossimo vlogmas. Ciao!